Oggi è cambiato tutto, no? Con l'avvenimento, comunque con l'arrivo dello streaming, anche per esempio i videoclip hanno perso molto di valore perché la gente adesso ascolta molto meno i brani su YouTube e li va molto più a sentire su piattaforme come Spotify, Apple Music e altre, però queste diciamo che sono le due principali. E poi per aggiungere un valore al progetto a 360 gradi. A me l'arte piace quasi in tutte le sue forme. Mi divertiva molto il fatto di cimentarmi come attore in questo cortometraggio che è volutamente, se vogliamo, anche ironico. Io non faccio l'attore, penso si sia anche visto, se vogliamo. E metterci dentro un fumetto che secondo me era una novità, una roba che nel rap ancora, quantomeno nessuno, che io sappia, ha ancora fatto in Italia. Quindi insomma questo slogan del supereroe, diciamo, aveva varie sfumature, era sfruttabile, per molti versi abbiamo cercato di fare del nostro meglio per andare verso questa direzione, non fare il classico album rap dove ti esci con il singolo, poi fai il videoclip del singolo, ti fai la tua serie di store e poi speri, croci le dita e speri che il disco vada bene. Qui c'è un lavoro dietro invece che è molto più ampio, insomma, verrà a seguito anche delle belle robe, ci saranno delle maxi affissioni mastodontiche, insomma, questa roba mi rende molto fiero, sarà bellissimo andare in giro per Milano e vedere la mia faccia. Chi lo sa, magari un seguito a questo cortometraggio. Lascerei a questo punto a voi le curiosità e le domande. Grazie. Scusa, Vai, per la prima, sei la chiarire. più coraggiosa del gruppo, vai. Vedi? Sono io che dovrei aver paura di voi. No, ma no. Ok, sì. Senti, no, volevo capire il cortometraggio che vita avrà e come continua, perché noi ne abbiamo visto un pezzo, giusto? Sì, allora diciamo che questa è una pillola, no? La puntata pilota, come si suol dire, no? Non ti so rispondere perché c'è caso che questa puntata pilota abbia un seguito, se vediamo che questa cosa andrà bene, o c'è caso che finisca come la puntata pilota di Uma Thurman in Pulp Fiction, dove fa quella che non si incula nessuno e finisce tutto lì, no? Quindi vedremo. Diciamo che l'idea è quella, innanzitutto, di finalizzarla anche lo stesso corto che avete visto oggi. Io per la prima volta l'ho visto tutto oggi, cioè l'ultima modifica è arrivata questa notte alle 6 praticamente. Quindi se c'era qualche brutta sorpresa l'avrei scoperto qua con voi in sala. Andremo sicuramente comunque a fare anche qualche miglioria, proprio a livello di fotografia, gusto mio, insomma, e usciremo comunque al pubblico con questo cortometraggio e vedremo un po' quale reazione susciterà. YouTube? YouTube, Instagram TV Online pure, esatto, sì, che adesso è quindi. una roba che ancora non ho usato, però sì, diciamo sulle piattaforme comunque social, di certo non al cinema, ecco. Ciao, Ciao. volevo chiederti due cose. Una, visto il tono, insomma, che attraversa l'album, anche il pezzo Donald Trump, volevo sapere se tu sei, diciamo, questa è una provocazione, poi tu sei anche molto più tranquillo nella vita, oppure se c'è veramente molta carica di aggressività anche nel tuo modo di essere, no? Cioè, qui c'è un attacco frontale su diverse categorie, può essere uno slogan, no? Può essere un modo per colpire, per far vibrare alcune corde, invece può essere, invece sei molto incazzato, insomma, è questo. E poi escludi, quindi, visto le citazioni, la TV, la bonomia che hai verso Ligabue, insomma, eccetera, se ci sono poi escludi, non so, Io Ligabue lo partecipazioni. invidio, tantissimo, vorrei averle fatto le famose due canzoni azzeccate per poi fare una No, carriera però così. essendo l'unico citato, insomma, uno pensa, È capisce che è iconico. simbolico, certamente. Escludi comunque televisioni, talent show, Sanremo a questo punto, oppure chi può dirlo? Allora, ti rispondo per punti. Grazie. Diciamo che quando mi chiedi se sono realmente così incazzato nella vita, ti direi di sì, ma ovviamente questo non lo manifesto quando salgo sul taxi col tassista, no? Diciamo che le canzoni fanno un po' l'effetto dell'alcol, no? Enfatizzano tutti i miei lati, quelli belli e quelli brutti. Spesso, soprattutto quelli brutti, in questo caso, no? E di conseguenza, se c'è una frustrazione di fondo, che può essere questa sorta di emarginazione che magari subisco un po' da parte di alcuni canali radiofonici, viene enfatizzato attraverso la musica ed è il motivo per cui poi viene fuori un pezzo come Donald Trump, che non ha nulla a che fare, per quanto si possa pensare dal titolo, no, con la politica, ma viene usato come metafora nel caso in cui appunto, no, Trump, diciamo, per questa storia che voleva mettere un muro, no, insomma, che non... siamo un po' trattati come se fossimo gli immigrati della musica per Trump, noi per le radio a volte, per noi intendo noi che facciamo musica rap. E per quanto riguarda la seconda cosa che mi hai chiesto, ti dico no, non voglio escludere niente perché non,
sono una persona comunque coerente, ma che nel crescere e nel cambiare idea ama anche ammetterlo, no? Non ho mai amato le persone che rimangono su un binario per tutta la vita, perché penso che quelle siano più incoerenti delle altre, no? Credo che nessuno abbia la stessa idea per tutta la vita.